Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuta Federica Marino, che sono molto contenta di poter, di poter ospitare in questa trasmissione. Ciao Federica. Grazie, ciao, buonasera. Eh, una collega e anche una persona che di Cavalli ha scritto, ma questa volta è qui per aiutarci a presentare un libro. Anzi, una serie di libri sì. perché ti ho coinvolta per ben due puntate. Certo, certo. Lo, lo scivile umano <ride> di Antonio Sestili, che eh, il primo volume di cui parliamo questa sera è L'Equitazione nella Grecia antica. Cavaliere, Cavalieri nella poesia epica, arcaica e comunque yes. nella, nel mondo greco, sì, diciamo: nella insomma. cultura letteraria greca. È un libro impegnativo. Eh, Anzi, sono dei volumi impegnativi, Federica, eh, raccontaci un pochino. Sì, sono su, è una serie di volumi assolutamente impegnativi. Io devo dire, quando me li sono trovati davanti, ho detto, uh, che bello, perché effettivamente l'autore, che ha una profonda cultura classica, ha fatto, diciamo, uno studio testuale delle opere greche, andando a cercare la ricorrenza del cavallo e poi, a partire dalla ricorrenza del cavallo, analizzando come veniva trattato il cavallo. Quindi è stato, uh, che bello, e poi... Oh, ma quanta roba! Oh, ma non riuscirò mai a finirlo! E vabbè, pazienza. E quindi mi sono fermata su, e vabbè, pazienza. Ed è stato gradevolissimo, perché appunto la cosa che ho trovato molto interessante, è proprio a livello della scrittura, che riesce a eh, raccontare in modo discorsivo delle cose potenzialmente noiose e invece rendendole interessanti. E, è bellissimo, perché è un passo, cioè è un ritorno alle origini vabbè, diciamo, io ho fatto il liceo classico, quindi per me è una cosa anche proprio personalmente piacevole, ma anche per chi non ha studi classici, eh, torna alle origini della nostra cultura e te le racconta in modo fruibilissimo, anche se non hai quel tipo di, di studi e di basi. E si evince quanto fosse centrale nel mondo antico, lo era già probabilmente con gli assiri babilonesi, con gli egiziani, eccetera. Però col mondo greco il cavallo assume una valenza diversa, no? Eh, sì, diciamo che appunto mentre con gli Assiri e gli Egiziani sì, ci sono raffigurazioni e narrazioni di cavalli che sono invece per lo più tiratori di carri. Sì, andavano con... Esatto. Eh, esatto. Eh, Sestili trova molto interessante l'analisi dell'Iliade e dell'Odissea perché lui dice che ci sono moltissimi cavalli in entrambe le opere, ma si vede che si tratta di... Cavalli mutuati dal periodo miceneo, in cui i cavalli avevano lo stesso ruolo di tiratori di carri, raccontati però in un'epoca successiva, ovviamente, in cui invece era il cavallo montato che aveva una sua funzione. Allora lui dice, da come Omero, o comunque gli pseudonimi, chi, vari, esatto, <ride> chi da, ha scritto, <ride> da come la, gli autori hanno raccontato Liria dell'Odissea, si capisce che percepivano il senso bellico del cavallo ma non capivano più come era stato usato il cavallo come tiratore di carri, perché all'epoca in cui venivano scritte o comunque si, si costituivano queste opere c'era già una diversa visione che era quella del cavallo montato. Ed è bellissimo perché cosa emerge da, questo, da questa apparente contraddizione? Che malgrado questa contraddizione, per cui il ruolo del cavallo come tiratore di carro sfuggiva a chi scriveva, invece aveva molto, era molto presente l'importanza del cavallo come status. Quindi comunque il cavallo col carro è segno di nobiltà, potere, potenza, autorevolezza. Non so come lo usavano, però lo usavano e visto che lo usavano dovevano essere dei grandi signori della guerra, questo è interessantissimo. Infatti nell'Iliade vanno sul campo di battaglia con esatto, il carro, però poi combattono, poi combattono a piedi, a piedi no? esatto. succede a Patroclo, sì, succede loro, ovviamente esatto. ad Achille quando dopo <ride> sì. la morte di Patroclo cioè, alla fine il, il Carlo è un taxi no? però dall'altra parte poi troviamo i cavalli umanizzati che piangono la morte del loro eroe e quindi anche questo è chiaro no? si tratta di opere epiche quindi probabilmente con molte stratificazioni culturali oltre che eh, autoriali però ti accorgi che in tutte queste stratificazioni il cavallo ha un ruolo importante che sia un tiratore di carro che sia... Cavallo di Troia per dire, eh, no? Ci stavo ecco. pensando, ci volevo arrivare con un pochino più di caldo. Ah, allora ci fermiamo. No, 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 visto che hai citato i cavalli di Ulisse mm -hmm. di Achille, sì. eh, vedi, Troia, Ulisse. Sono sì, sì, scivolati volevo, naturalmente. È, è, è molto affascinante, non solo che piangono, ma che mm -hmm. parlano. Parlano, sì. Quindi, uno, sono due cavalli, uno soltanto è immortale. Sì, no? Sono Xantos e Baio. e e, e predicono a, praticamente ad Achille sì. eh, la, sua, la sua morte. La sua morte. E, e, cioè, e anche in questo momento è buffo, è, buff, è particolare perché, appunto, sono molto umani, sono capaci di soffrire, appunto, hanno lacrime che scorrono lungo le guance e, però, non perdono il loro essere cavalli, tanto che la, il loro dolore come viene espresso nel fatto che si pietrificano, come, come un cavallo che spaventato o colpito non riesce più a muoversi. Quindi anche, dal, anche nel momento in cui il cavallo viene umanizzato e gli vengono attribuiti dei sentimenti umani, c'è un forte rispetto poi della, della sua cavallinità, del suo essere cavallo Cavallino. vero. Ed è una cosa che secondo me poi nel corso della letteratura un pochino si perde, per cui si va sul cavallo culturale piuttosto che storico, piuttosto che simbolico, invece forse anche per l'arcaicità dell'opera, dell i cavalli di Omero sono tutto insieme, e quindi sono proprio un, un nucleo equestre fortissimo da cui partire. Dopodiché, chiediamoci perché abbiamo ancora questa passione per i cavalli, <ride> voglio dire, no? Beh, che è ancora più antica, ma questo certo. sarebbe un discorso molto più complesso. ma <ride> sì, no, cioè. ci limitiamo. Qui la fascinazione comincia con le grotte preistoriche e non sembra Essersi che mai voglia fermata. finire. No, infatti. Ma nell'antica Grecia, un po' meno antica di quella mm -hmm. di Omero, indubbiamente eh, c'è stato anche poi dei trattati di ipologia, i primi trattati di ipologia, anche se forse questa è una sciocchezza perché in realtà c'è un certo invece trattato Mutavalli, di. Sì. di Kirkuk. Sì, esatto. Eh, però insomma è molto. c'è arrivato i, sì. i, in parte. È arrivato in parte, e poi ovviamente trattandosi poi di una cosa molto antica, con una serie di difficoltà interpretative che invece. Quando si parla di Senofonte, è eh, Ahimè, come tutti si noi perdono. che abbiamo fatto il classico <ride> sappiamo che è traducibile. È traducibile, quantomeno i professori se lo aspettano. Ecco. <ride> Ahimè, ai noi. Sì. Allora, diciamo che il buon Senofonte, poi ce lo ricordiamo per Talassa Talassa, e quindi quando trono il mare dicono siamo salvi. Vabbè, però, appunto, ha scritto Lipparch, e l'altro non mi ricordo come si chiama, dove comunque c'è questa grande attenzione a come formare un cavallo. E la cosa incredibile è che noi adesso diciamo ma no ma quanto tempo ci vuole ma perché cioè lui spiega esattamente come formare un cavallo da quando è puledro spiegandogli che gli si deve far capire di cosa non deve aver paura fargli vedere le cose che lo spaventano lasciarlo a contatto con la mamma in modo che la mamma gli possa trasferire su che terreno deve camminare quante volte deve mangiare cosa bisogna fare cioè Basterebbe, deve avere cadurlo. un uomo di scuderia che di non quei tratti che lo tratti in perché altrimenti esatto. poi i traumi eh. potrebbero essere pagati dal successivo cavaliere. Tutte cose che, che pare, pare, cioè... noi facciamo ancora. È Dovremmo incredibile. Fare, av avremmo tutti gli strumenti per farle, però uno dice, Wah! come dicono a Spoleto, Wah! e invece cioè, ce l'hanno detto tanti tanti anni fa. E adesso ci stupiamo oppure ci sembra di avere trovato una novità. E quello è un pochino il discorso, cioè c'è una cultura equestre. ce la portiamo dietro. E, la domanda è, quando è che ci siamo dimenticati di usare quello che sapevamo? Io la risposta non ce l'ho, però non ci sono neanche adesso nel 2016 a sentirmi dire, eh vabbè però queste sono cose nuove, questi metodi di addestramento, la dolcezza. Eh, eh. Rileggetevi Senoponte. Ci sono anche le traduzioni, <ride> voglio dire, se non vogliamo farle dal gioco antico. l'altro quindi, grazie Senofonte, grazie a chi l'ha tradotto, però è interessante o inquietante vedere come, come si possa dimenticare spesso Come si possa passato. dimenticare a livello, sì, Culturale, la trasmissione no? dei, esatto. dei saperi, che probabilmente in Italia è stata particolarmente forte, la perdita proprio sì. per un buco. A fronte poi di, una, di, una forte, di un forte radicamento con questo tipo di cultura, no? E di un forte tradizione questa adesso lasciamo stiamo certo. parlando di Grecia ma insomma c'è stato cento anni fa a Caprilli esatto. pare che abbiamo dimenticato in parte pure lui anzi in gran parte pure lui no? e, e ci troviamo ci troviamo, Dove ah, ci, troviamo? Eh, ci troviamo a trovare come cose nuove quelle che ci arrivano dall'estero che sono cose antichissime probabilmente dette meglio. in maniera Nuova, certo, Senoponte sì. non ci ha spiegato l'etologia del cavallo perché Ma non perché sapeva non che esisteva l'etologia. Però vivendo insieme... L'etologia era quella comune a quel punto. Era la conoscenza del modo di ragionare, tra virgolette, sì. di un cavallo. Sì, quando dovevi andare a fare la guerra senza neanche le selle e le staffe. Eh, dovevi conoscerlo il cavallo. Eh, dovevi conoscerlo molto <ride> il cavallo e dovevi anche averci creato un rapporto certo. di reciproca fiducia, perché altrimenti, Operazione. altrimenti non ci voleva niente a, nel migliore dei casi a buttarti a terra. E questo ha maggior ragione anche coi carri, perché allora, tornando al discorso carro cavaliere sì. Se Stili giustamente dice probabilmente l'equitazione o meglio la cavalleria come la conosciamo noi, quindi uomo cavallo, è molto tardiva rispetto ai libri di Omero, mentre an e, diciamo, anche eh, quando veniva usata probabilmente serviva come ehm, arma d'offesa rapida, cioè c'era il gruppetto di cavalieri che faceva una scorreria, arrivava, scompigliava le fila del, del nemico e poi si ritirava perché spesso lavorava. Combattendo su terreni accidentati, non è che potessero fare chissà che cosa. Sì, e poi ma, immagino guidare un cavallo, stare esatto. in equilibrio su una non sella. un'altra mano, l'arco, la lancia. Eh, 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 esatto. Eh, eh, <ride> per cui dice: non potevano che essere delle operazioni molto veloci a fronte della guida del carro, ma anche lì lui a un certo punto cita una, un pezzo del, di una gara e io immagino semplicemente la corsa, il carro che si inclina per girare alla meta, cioè. Lì c'erano delle competenze che doveva avere l'auriga e insomma anche lì non puoi chiedere al cavallo certe cose se prima non gliele hai spiegati in un altro modo, cioè c'erano dei cavalli che si trovavano a fare delle prestazioni molto forti con altri cavalli a fianco, la larghezza del carro, lì o c'è lavorato prima altrimenti non è che il cavallo da solo sa farlo, lo vediamo con, con i trottatori, cioè, eh, figuriamoci con delle bighe antiche con ste ruotone pesanti, no? E quindi a maggior ragione. Poi quattro cavalli, anche la capacità di definire quali erano il ruolo dei quattro sì. o dei due. dei due che poi diventavano tre perché c'era il bilancino sì, che serviva sì. a spostare appunto come un ago della bilancia gli altri due cavalli, a chiedere allungare la, il trotto o il galoppo, e allora gli altri due cavalli andavano dietro questo bilancino. Cioè c'è dietro una, una cultura che non, non si improvvisa. E una conoscenza quindi anche di quella che oggi alcuni nostri amici chiamerebbero la biomeccanica del cavallo. No, non possiamo chiamarla biomeccanica perché non sono dei meccanismi, ma sicuramente chiamiamola biodinamica. Biodinamica che forse viene meglio. Ci piace di più. E quello sicuramente, non, magari non codificata nei nostri termini come dici tu, quindi con dei termini diversi, ma sicuramente molto, molto introiettata, mi viene da dire, talmente assimilata che poi faceva parte della cultura corrente, non c'erano i corsi, si imparava facendo una volta. E nell'Odissea invece abbiamo il racconto, nel racconto della fine di Troia abbiamo invece un cavallo in un ruolo molto particolare, un cavallo simbolico, no? Eh sì, perché insomma ti trovi un cavallo che non è un cavallo e quindi qualcosa che si denuncia come qualcosa che non è e come qualcosa che eh, viene presentato come un dono, invece un dono di morte, no? Più questa cosa, appunto, tra le varie scelte che i troiani si trovano davanti rispetto a questo cavallo, dice, ma che facciamo? Lo buttiamo giù dalla scogliera? Mm. No, perché for lo, lo diamo a Poseidone perché sicuramente arriva da lì? Mm. Ma no, ma portiamolo dentro, c'è cioè, anche questa cosa molto interessante del fatto del cavallo che è collegato a Poseidone, no? Poi sì, se vuoi, ne parliamo dopo. Ne parliamo nella prossima puntata. Va bene, <ride> però allora, c'è questa cosa di questo cavallo che appunto sacro a Poseidone, quindi vicino a Troia come, come cultura. Ma lasciato in onore di Minerva, scusate. Lasciato se non in onore di Minerva, Dagli Achei, dalla quale ha scelto una sua bella storia con i cavalli, sì. di cui parleremo. <ride> e che poi lì c'è anche la. Come si dice il contrasto tra Poseidone e Minerva? Perché lei dona l'olivo e invece Poseidone dona il cavallo, il cavallo e viene battuto e quindi <ride> si vendica. <ride> Vabbè, questa è un'altra storia. Mi sembra di fare Novella 2000. E sì, appunto, questo, questo cavallo di Troia che è, è di fatto il Caballus ex machina, no? Perché è questa l'idea che la soluzione di quei dieci anni di schermaglie che poi sono Vabbè. la guerra di Troia vengono attraverso un cavallo che non è un cavallo. Quindi. Questa, questa ambiguità di, di questo animale no? che sul campo porta l'uomo a combattere e poi davanti alle mura di una città causa la rovina di questa città, ovviamente usato dall'uomo, quindi c'è anche questo, questo, questa funzione strumentale che noi continuiamo a, a avere con il cavallo, no? cioè lo facciamo diventare un simbolo e in qualche modo lo gli vogliamo molto bene, lo rispettiamo, lo celebriamo, dall'altra parte lo sfruttiamo per i nostri interessi. Assolutamente sì. Assolutamente e, e questa sì. è una dicotomia che secondo me è ancora mol, molto più forte adesso, forse perché non si vive col cavallo 24 ore su 24. Adesso lo usiamo una volta a settimana e lo montiamo. In quel momento è uno strumento del nostro piacere, del, del nostro divertirci. E manca la dimensione della relazione Brava, che invece, esatto. bene o male, avevano, nelle opere classiche noi ritroviamo. Sì, perché c'è l'accudimento. C'è cioè comunque. Cioè. E, e viene poi raccontato come vengono preparati i cavalli. cioè Si vede che c'è una conoscenza di tutto quello che serve per avere la prestazione dal cavallo. Noi ci siamo regalati la prestazione finale. Nella nostra memoria culturale abbiamo questo ricordo del cavallo nostro amico, nostro aiutante, nostro potenziatore, però poi ci dimentichiamo del cavallo vero sul quale montiamo per sentirci degli eroi. E forse un po' di memoria ci aiuterebbe? So. Credo proprio di sì. Bene Fede, eh, questa è la nostra prima puntata, io ti ringrazio di parlato essere venuta. Ho parlato poco di Sestili, mi spiace. No, come no, abbiamo <ride> parlato del libro di Sestili. No? Va bene, va bene. <ride> altrimenti che ringraziamo toglier... per averci dato il protesto di questa chiacchierata. Esatto, e altrimenti toglieremo il piacere a chi volesse comprarlo di leggerlo. No? l'abbiamo <ride> fatto per voi. <ride> l'abbiamo fatto per voi. Grazie mille Fede. Grazie a voi. E buonasera ai nostri telespettatori e alla prossima che ci vedrà ancora con Federica Marino. Speriamo buonasera. Di non annoiato.